Ciao bambini, oggi ho pensato di fare il petto di pollo come ve lo faccio in asilo. Vi faccio vedere come si fa veloce il pollo, la farina. Qua c'è olio e limone con un po' di sale, l'ho già preparato e adesso vi faccio vedere il procedimento. Qua per una decina di bambini infariniamo bene il pollo, lo disponiamo qua nella sua teglietta. Semplice, veloce e buono da fare. Voi lo mangiate sempre volentieri. A parte, ho già preparato un brodo vegetale da aggiungerne un po' per fare un po' di sughetto. Bimbi, adesso il pollo praticamente è così. Adesso mettiamo la sua bagna, mettiamo tutto dentro, dopodiché è pronto da mettere in forno. Quando è cotto vi faccio vedere, è lo stesso che vi faccio in asilo. Le metto in forno 5 minuti che assorbe un po' il limone, poi le metto un po' di brodo vegetale. A dopo, voilà. Adesso lo tiro un attimo fuori perché si è già tirato tutto il limone, ha dorato un po', e le metto un po' di brodo vegetale. Lo mettiamo a 190 gradi per una decina di minuti. Le nostre fettine di pollo sono pronte da mangiare. Buon appetito! Fatele anche voi con la mamma! Ciao! Oggi prepariamo le carote o al forno o in pentola per conto. Abbiamo i nostri 800 g di carote, un ciuffetto di rosmarino, 20 g di cipolla, l'olio e il sale. E poi ci andrà anche un pizzichino di zucchero. Vi faccio vedere. È un buon... I nostri ingredienti sono pronti. Mettiamo l'olio. Metà lo mettiamo adesso e metà a fine cottura. Le nostre verdure tritate, fatto con la coltello, rosmarino e cipolla, le carote, mezzo cucchiaino di sale, perché non stiamo tanto, e cucchiaino di sale, o brodo vegetale, o un bicchiere d'acqua. Le mettiamo a cuocere 10 minuti sul gas col coperchio. Passati 10 minuti avevo messo dell'altra acqua nelle nostre carote con un cucchiaino di zucchero, come vi avevo detto. Le ho fatte ancora andare per 10 minuti ed ecco le nostre carote pronte da mangiare.